Do il buongiorno a Tiziano Pesce, che è vicepresidente nazionale della WISP. Ben ritrovato, Tiziano. Buongiorno Ugo, buongiorno a te e a tutti i radioascoltatori, grazie dell'invito come sempre. Ah no, grazie a te per aver accettato, perché ci sono futuri movimenti, eh? Vi rubo questo claim della campagna per accompagnare la ripresa, l'iniziativa della WISP. Questa mattina cito i claim di chiunque viene ospitato, mi scuserete, ma insomma la prendo così. Dovrò poi citare anche quello dei prossimi del CSI, nonché della Università Cattolica, che tra poco sarà con noi. Ma intanto la WISP, allora ci siamo, si riparte, come si riparte, quali sono i temi ancora in campo? Assolutamente sì, Ugo, si riparte, ovviamente una ripresa lenta, graduale, sia delle attività sportive che della riapertura degli impianti, dei siti sportivi, ma direi che ormai in ogni regione la macchina, diciamo così, dello sport per tutti, dello sport sociale dell'WISP in questo caso si è rimessa in movimento. Tra l'altro in una settimana davvero particolare, perché tu citavi, ti ringrazio, diciamo un po' lo slogan, il claim che ci accompagna in questa ripresa, che, a cui abbiamo voluto dare ovviamente una connotazione anche un po' di sguardo lungo verso il prossimo futuro, appunto futuri movimenti, che parte poi da quella che è stata la campagna La palestra è la nostra casa, di cui abbiamo parlato proprio Già. con te su queste frequenze nelle scorse settimane, una campagna che ha accompagnato appunto i nostri soci, ma non solo, le persone, attraverso ovviamente un momento particolare insieme ai nostri comitati territoriali, regionali, ma soprattutto insieme alle nostre associazioni, società sportive, migliaia di operatori sportivi, di tecnici, di istruttori. Abbiamo accompagnato, ecco, le case degli italiani sportivi con tantissimi tutorial, con tantissimi collegamenti utilizzando le nuove tecnologie. Pensa che ci stiamo avvicinando verso il milione di contatti, di visualizzazioni attraverso il nostro sito WISP.it, il canale YouTube e tutti i social, a partire Facebook, Twitter e Instagram. E questa è, diciamo, una settimana particolare perché tra l'altro coincide con la Move Week, quindi questa settimana davvero particolare che ogni anno accompagna gli sportivi di tutta Europa. Di fatto la più grande manifestazione europea per il movimento alla salute, promossa da ISCA, il network europeo, l'associazione di sport e cultura, che ha sempre visto nel nostro paese appunto l'WISP capofila. Siamo partiti lunedì scorso, andremo avanti quindi sino a domani, ovviamente un'iniziativa che vede ancora una volta nella rete internet, diciamo, il proprio baricentro, però con tanti Quali momenti sono durante la stati, giornata. quali sono stati i punti importanti per una settimana che sicuramente, se non ci fosse stata la pandemia, avremmo vissuto in modo diverso, ma che forse soprattutto in tempo di pandemia ci fa apprezzare la bellezza di aver cura anche proprio della nostra salute? Proprio così, Ugo, infatti l'abbiamo voluta declinare proprio attraverso momenti specifici che ci hanno accompagnato e che ci accompagneranno ancora nella giornata di oggi e di domani, alle 8 del mattino, alle 11 e alle 19, con anche proprio 3 lezioni in diretta con istruttori appunto che si collegano da tutta Europa, partendo proprio dalle prime ore del mattino con un'attività ovviamente a basso impatto, diciamo così, un'attività di risveglio muscolare dedicata a tutte le età, soprattutto anche ai meno giovani, agli anziani. Sono giorni che, come dire, fanno riflettere un po' tutti. Partiamo ovviamente da sottolineare sempre la tremenda situazione che abbiamo vissuto dell'emergenza sanitaria, che ci ha spinti un po' tutti a modificare, direi, largamente le nostre abitudini. Però ecco, l'attenzione si è alzata, il bisogno di promuovere attività fisica, socialità, partecipazione, noi diciamo, sfruttando anche un po' il momento di una riforma legislativa dell'intero ordinamento sportivo che speriamo veramente metta al centro degli interessi una declinazione europea di Spadafora la attività sportiva. promessa, l'ha annunciata, quindi Noi ecco, diamo credito. teniamo calda l'attenzione anche sul governo, sullo stesso ministro Spadafora, perché pensiamo proprio che ci sia bisogno, ecco, per tornare al nostro slogan, di produrre, diciamo così, futuri movimenti verso ovviamente un modello di sviluppo che non dimentichi nessuno, che contrasti le disuguaglianze, un modello di sviluppo sostenibile, equo e solidale. Ancora una volta pensiamo che lo sport di base, lo sport sociale possa fare, ma sicuramente farà la sua parte.
Ne siamo convinti, come siamo convinti che veramente questa vicenda della pandemia, lo abbiamo detto spesso in queste mattinate sportive del sabato, ci ha fatto scoprire e capire quanto è importante fare sport insieme, al di là naturalmente poi dello sport e quello sport spettacolo che tutti comunque attendiamo e che tutti conosciamo molto bene. Tiziano, grazie per essere stato questa mattina con noi. Ti attendiamo magari ancora prima dell'estate per fare un punto della situazione anche dall'ottimo osservatorio dello sport di base che è la WISP. Grazie, buon sabato, allora buon Grazie a te, Ugo, fine sempre un grande settimana. piacere.